Tutto è iniziato a fine maggio. Gattuso, dopo una stagione e mezza piena di critiche per il suo gioco, che l'aveva comunque portato ad essere il migliore allenatore per media punti di Allegri e a un solo punto dalla Champions, decide di abbandonare il Milan. Stanco per le critiche, decide appunto di andarsene, perché comunque lui voleva gente d'esperienza, mentre Gazzidis, che era l'AD del Milan, voleva soltanto giovani, e quindi Rino saluta. Leonardo, direttore sportivo del Milan, decide di andarsene perché, indovinate un po', non condivide le idee di Gazzidis e in particolare non gli perdona il non aver preso Ibra a gennaio, quando comunque il Milan era in piena lotta per la Champions e il suo arrivo si sarebbe potuto rivelare determinante. Gazzidis annuncia alla Gazzetta le sue idee e in particolare la sua linea verde. Il Milan prenderà giocatori giovani destinati a migliorare, no ai vecchi. Gazzidis offre a Maldini, ormai vedovo di Leonardo, il ruolo del brasiliano. Maldini ci pensa, tutti i tifosi del Milan attendono con paura, infatti se anche Maldini se ne andrà il Milan sarà finito. Ma Maldini, forse sorprendentemente, accetta. Diventa quindi lui il direttore sportivo del Milan e come suo aiutante chiama Zvonimir Boban, leggenda rossonera e secondo uomo più importante della FIFA, dietro solamente a Giovanni Infantino. Boban è entusiasta, Maldini è entusiasta. Boban e Maldini, che dopo quasi un mese di nomi, scelgono Giampaolo, ma in realtà si scopre che poi soltanto Maldini l'ha scelto, infatti Boban si dice contento della scelta, ma in realtà non lo vuole. Boban e Maldini promettono una squadra forte con gente di classe e soprattutto esperienza, però non arriva nessun giocatore esperto e Boban a fine mercato si lascia andare a una prima critica dicendo forse qualche giocatore d'esperienza in più lo avremmo dovuto prendere. Inizia il campionato, il Milan di Giampaolo non ingrana, circolano voci su alcune frizioni tra Maldini, strenuo sostenitore del maestro, e Boban, suo primo hater. Il figlio di Boban su Instagram dice che la squadra è forte, ma il problema è l'allenatore. Boban elogia Allegri, ma Giampaolo resta. Dopo la vittoria del Milan a Genoa, Giampaolo viene esonerato, al suo posto arriva Pioli, etichettato già a ottobre come un traghettatore. Nello stesso periodo si inizia a percepire l'ennesimo ribaltone societario. Dopo le dichiarazioni del mercato, il Financial Times pubblica un'inchiesta sul Milan con alcuni virgolettati di Boban e Maldini e anche qua partono le fucilate. Boban dice, il nostro sogno è avere risultati domani, Iliot ha piani diversi. Maldini invece critica la visione societaria dicendo che nessuna squadra di giovani ha vinto la Champions e quindi già a novembre la stagione del Milan si può considerare conclusa. A dicembre, mese che in teoria dovrebbe essere caldo per il calciomercato, arriva un'altra mazzata. Il Milan perde 5-0 in casa dell'Atalanta proprio nei giorni in cui si sta parlando di un ritorno di Ibra già scartato l'anno prima da Gazzidis. Al termine della partita Boban torna a parlare, ancora una volta andando contro la proprietà, dicendo la difficoltà più grande è quando vedi certe cose che sarebbero dovute essere abbastanza chiare, ma la politica societaria è puntare sui giovani. Cercheremo di fare il nostro meglio rispetto a quello che potremo fare e che ci permetteranno di fare. Iliot non commenta, ma si parla di una proprietà infuriata con Boban. Gazzidis però questa volta accetta il ritorno di Ibra, che almeno momentaneamente risolleva il Milan anche in campo, ma fuori le cose però continuano a peggiorare. Mentre Pioli fa bene, prende sempre più piede il nome del suo sostituto per l'anno dopo, e questi è Ralf Rangnick, ex allenatore dell'Lipsia e attuale Head of Sports and Development Soccer del gruppo Red Bull. Questa voce riesce a distruggere il poco che ancora restava unito. Già, perché Rangnick non solo verrebbe a Milan per fare allenatore, ma verrebbe anche per fare il direttore sportivo. Di conseguenza, con un uomo soltanto, si manderebbero via insieme Pioli, Maldini, Boban e Massara, facendo rimanere soltanto Gazzidis. Gazzidis, proprio lui, viene intervistato dalla Gazzetta e non conferma, ma neanche smentisce, le voci su Rangnick e dice che anzi lui si sente costantemente con almeno 20 allenatori. Maldini, al contrario, dice che non reputa Rangnick un profilo adeguato per il Milan. Boban poi decide di dare il colpo di grazia. Intervistato dalla Gazzetta dice che non crede più nell'unione del Milan, dice che la proprietà non è mai stata chiara, che non ha idee di quanto budget avrà per il mercato e inoltre dichiara che Rangnick è un nome concreto e quindi di conseguenza un suo possibile sostituto. Dopo altri giorni di silenzio, lunedì 2 marzo arriva l'ennesima notizia nefasta. Boban sarà licenziato sotto espressa richiesta di Ivan Gazzidis. Con lui forse abbandoneranno anche Maldini e vabbè Massara. Quindi Rangnick è davvero un nome decisivo. Di conseguenza anche Pioli sa che a fine stagione si dovrà andare. E anche i giocatori non hanno idea di quale possa essere il loro futuro, dato che chi li ha portati se ne andrà, il loro allenatore se ne andrà e non si sa nulla del futuro. Insomma, è stata una stagione caotica in cui tutti sono andati contro tutti. Gazzidis contro Maldini, Boban e Maldini, Boban contro Giampaolo, Ibra contro Gazzidis, Iliot e Boban, Iliot e Maldini, Gazzidis e Boban. Per l'ennesima volta, quindi, una stagione finisce anzitempo. Per l'ennesima volta, quindi, si ripartirà da zero. Ma soprattutto, per l'ennesima volta, tutto questo era abbastanza prevedibile guardando le premesse iniziali.